Le scintille scaturite al termine della gara contro il Monterosi, finita 1-1, e che hanno visto protagonista il capitano del Potenza Salvatore Caturano, il quale non avrebbe ascoltato le indicazioni dello Slow di andare con la squadra sotto la curva dei supporters potentini presenti al Bonolis, atteggiamento che ha poi scaturito il duro faccia a faccia tra Caturano e Marchionni al rientro negli spogliatoi, ha portato il club di Renato Macchia a mettere fuori rosa e fino a nuove disposizioni il numero 9 rosso-blu. La situazione, come ha affermato lo stesso Marchionni ai nostri microfoni, si è successivamente ammorbidita e chiarita, anche se è quasi certo Caturano, che ha continuato ad allenarsi col gruppo, assisterà all'importante sfida contro l'Avellino di Michele Pazienza da casa o dalla tribuna. Avete letto che la società ha preso provvedimenti. Per quanto riguarda la squadra, la cosa è tornata a posto perché ci siamo chiariti e penso che questa è la parte già importante. Poi il resto dipenderà da noi, perché abbiamo un unico strumento che è il campo, che se tu dimostri poi magari può far entrare tutta questa situazione che poi si è creata. Per quanto riguarda la partita, sappiamo che incontriamo una squadra forte, una squadra che magari ha avuto qualche intoppo, ma una squadra che fuori casa ha quasi sempre vinto, una squadra che è importante, una squadra che vuole vincere il campionato, e noi sappiamo che non possiamo più permetterci sbagli. Dipende da noi, dipende da come l'affrontiamo. Dobbiamo far di tutto per metterli in difficoltà.